E ho appena fatto una chiacchierata con lui che sta scendendo. 82 anni, ogni mattina sale fin quassù, fa una preghiera, canta una canzone, stava canticchiando. Lui ha detto che è stato un grande montanaro. Mi ha raccontato che è stato sulle Alpi da giovane, ha scalato con Messner addirittura. Una volta ha perso un rampone, si è dovuto fermare, Messner è andato su, poi è sceso e l'ha recuperato. Beh, sono gli incontri che fai in cammino. Posti improbabili con persone improbabili. Improbabili nel senso buono e non improbabili con accezione negativa, con accezione positiva. Non so quante volte ha scalato il velino, che è quello lì dietro di me. Ah, mi ha detto poi. Ha detto, continua ad andare per la montagna, perché la montagna ti aiuta. T'aiuto su tutto, sul lavoro, nella vita, nella famiglia. Continua ad andare in montagna. Parole sante. Sto ripartendo alle 8:30, tardissimo, però ho asciugato bene la tenda, l'ho lasciata un po' al sole, anche perché adesso la ripongo e non so quando la riapro. Comunque, ora dai, rimettiamoci sul percorso, basta con le chiacchiere. Devo scendere, andare a destra. Stasera forse farò una doccia, cioè, anzi sicuramente farò una doccia, che cazzo. Siamo nei pressi di Casale Le Crete, praticamente arrivando da quella parte, questo bel sentierino molto carino, devo dire. C'è sia un'area di sosta, di camping, ma anche di ristoro, credo che in questo momento che è il casaletto, ma ovviamente oggi è chiuso perché siamo in bassa stagione. E proseguendo da... Sto facendo venire il vomito, lo so, sì. Proseguendo da quella parte si va verso Casale Le Crete, che credo che sia anche la struttura del fondatore, cioè gestita dal fondatore. Però se non dovete dormire lì o dovete mangiare lì o chiedere informazioni, è inutile che ci andate, è un fuoripercorso. Invece vi conviene andare da questa parte, seguite le indicazioni, girate a destra e andate direttamente verso San Donato come farò io adesso. San Donato, vista. Speravo in un caffè, ma niente. Bene, lasciamo da San Donato, c'è l'ultimo strappetto del cammino, forse. Facciamo questi 100-200 metri di dislivello, niente di che, Però guadagniamo una bella vista sulla valle. Andiamo al castello di San Donato. Il primo ambiente veramente montano. Ed eccoci qui al castello di San Donato, o almeno quello che resta del castello. Sicuramente aveva una posizione strategica, cioè da qua, non lo so, vedi pure quello che succede a Roma fra un po'. Ah, guarda che carina Scanzano, che non è Scanzano Ionico quello in Puglia, questo è Scanzano del Lazio. Sembra un sacco di case vuote, un sacco di cartelli vendesi, ma qui sono abbastanza sicuro di trovare un bar. Già ho trovato l'acqua, che è tanta roba. Sono a Tubione, una frazione di Sante Marie, sono nella piazza principale,
E penso di essere l'unico abitante di questo momento di Dubbione. Perché non c'è veramente un'anima viva, ragazzi. Bene, proprio lì, di fronte a me, c'è Sante Marie, il punto da cui siamo partiti. Lì spero ci sia ancora la mia macchina, tra l'altro. Allora, è arrivato il momento di fare un attimo il punto della situazione di questo cammino. È un cammino che io metterei come una via di mezzo tra la via degli dèi e il sentiero dello spirito, per chi li conosce, cioè tra un cammino sociale, ma non troppo pianeggiante come la via degli dèi, e il sentiero dello spirito, che è un cammino da alta montagna, perché è un cammino che si tiene sempre abbastanza basso, è tra gli 800 e i 1200, però con il lago della Duchessa e con anche il monte sopra del castello di San Donato, ci dà quell'idea di alta montagna, nel senso che strizza un po' l'occhio a quella che è l'alta montagna. Passiamo sotto il Velino, quindi il paesaggio è veramente, veramente molto bello. Quest'ultima tappa mi è piaciuta un sacco. Ci sono un sacco di strutture ricettive. Da non sottovalutare sono i piccoli borghi, uno più bello dell'altro. Cioè, ragazzi, davvero, ci sono questi borghi con 10 abitanti. Questa è un'ottima occasione per riscoprire questi posti, per viverli, per dargli dignità. Io, ripeto, chiedo scusa ai ristoratori e agli albergatori se questa volta, per la prima volta nella mia vita, non ho mai toccato, ho speso tipo 5 euro in 3 giorni. Ragazzi, veramente cercherò di portarvi della gente o di tornare io se potrò. Mi è piaciuto veramente tanto la varietà, soprattutto di questo cammino. Lungo fiume, boschetto, un po' di asfalto, ok. Borgo, alta montagna, mi piace, veramente gli do un bel 9 a questo cammino dei briganti. Ce l'ho fatta, signori. Sto per tornare a vedere se c'è ancora la mia macchina. Comunque, l'ultima salita per Sante Marie, proprio tutte le Sante Marie, dovrebbe essere lì, proprio lì. Insomma, l'hanno rimossa. È ancora lì! Yeah! Ora mi prendo un caffè di quelli che me lo ricordo per tutta la vita. Sì, ce l'abbiamo fatta.